Figaro in seconda fila con Oyama, questi ultimi due godono di rapporti di scuderia, favorito appunto è Lothar Weiss. Completamento della piegata, arretrato il numero 4 di Magico, prende velocità la macchina. E la spinge Lothar Weiss con l'ottima Jessica Pompa, facile lungo i birilli, ma galoppa improvvisamente, quindi Olimpo al comando, il 6 a tabellone, così Olimpo con l'ottimo Alberto Foà ne approfitta, ma dopo 200 metri di gara in 14.7 il 4 ha anche avuto problemi e si difende il numero 1 Olimpo da Malfoy numero 5. Siamo al completamento della piegata, 400, se ne vanno in 30 e mezzo. E davanti alle tribune il Sauro targato B con l'ottimo Alberto Foà, commanded operation. Lungo i birilli l'otto di Le Figaro con l'ottimo Rolando, 44.7, poi via via gli altri. Si va, 5 cavalli hanno preso il largo. Con il buon Olimpo B sempre a dettare i tempi, amministra il vantaggio il leader, mezzo miglio in 1-1-4, penultimo rettilineo, lungo i birilli sempre l'8 di Le Figaro e il 7 di Marcos, a largo Malfoy Laser numero 5. Il chilometro chiuso in 16.5-15 di frazione, si difende ancora bene il leader. I cavalli affrontano la curva finale, allunga il leader e si mantiene in vantaggio. Frazione di fronte nell'ordine del 14.6-29.7-3/4 miglio, 1.31.3-3/4 miglio, scappa via Alberto Foà un po' a palo lontano, ma a largo Malfoy ci prova. Chiuso lungo i birilli e Rolando con Le Figaro. Retta d'arrivo, Olimpo B al comando, sposta Le Figaro, Rolando ci crede, ci prova Rolando, ma Olimpo B si difende, i cavalli sono in zona traguardo, manca il tempo, Olimpo su un ottimo Le Figaro e per il terzo Emilio Migliaccio con il numero 9, Oyama, 2-1-7, è un cost to cost di raffinata, veramente andatura da parte di Alberto Foà, grazie anche alla rottura di Lothar Weiss, va al comando il falso magro Alberto Foà, guardate dalle immagini, riesce a fare anche un po' di stop and go, allunga sull'ultima curva, si libera il buon Rolando, mister no problem, ma ormai non c'era più tempo, non c'era più tempo, si afferma nettamente, mentre il nostro paesano Emilio Migliaccio dà chiaramente fiducia agli appassionati che l'hanno giocato piazzato con Oyama e fa sua la terza moneta. Quindi no problem, Olimpo B.